Una bella sorpresa per i piccoli ospiti della casa di Tonia e le loro madri. Questa mattina è arrivato un carico di generi alimentari, vestitini, quaderni, pastelli e altro materiale scolastico donato dai Lions della prima circoscrizione di Napoli. La casa di Tonia è la struttura voluta nell'ambito del giubileo dall'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe per ospitare giovani madri napoletane o immigrate in difficoltà. Nell'ultimo anno la casa di Tonia, grazie ai meccanismi di solidarietà innescati via via dal cardinale Sepe, si è dotata di un poliambulatorio medico per i bimbi e di un mini market. Da questa mattina gli armadi di vestiti e gli scaffali del mini market sono stati riforniti grazie alla donazione del Lions Club, presieduto da Gianfranco Sava. Ci troviamo in questa casa di Tonia a testimoniare sul piano della solidarietà questo affiancamento, questa condivisione del progetto della Fondazione. Voglio anche ricordare che nel quadro del Giubileo per Napoli i Lions hanno partecipato alla donazione, diciamo, alla Fondazione di una borsa di studio fra le tante che sono state raccolte intorno al Cardinale, sempre nel quadro di quel Giubileo, e dunque anche su altro versante. Oggi con questo atto, questa importante, simpatica, piacevole cerimonia, diciamo, testimoniamo, come dicevo prima, questa solidarietà.